vengo, Ginny. Immagino che ti starai chiedendo perché ti ho invitata a colazione. Lasciami indovinare. Eri affamato. Mindy, i pranzi non sono fatti per mangiare, ma per la ricevuta fiscale. Scherzi a parte, lo sai benissimo. Nelson, tu credi veramente di essere eletto al Consiglio Comunale? Ma perché lo chiedi a me? Sentiamo che dice la Vox Populi. Mi scusi, signore. Lei sa chi sono io? No, chi è lei? C'è una naturale curiosità intorno alla mia persona. C'è un corteo per te. Per Dean, ci sta cominciando la Flavormania. Il nostro uomo. Nelson Flavor è senza uguale al Consiglio Comunale. Nelson Flavor è come un figlio, eleggetelo al Consiglio. Nelson Flavor prima o poi rappresenta tutti noi. Ma cosa è questo fracasso? Quale fracasso? Vuoi spegnere quel registratore? C'è gente a tavola. Mi scusi, signore, gli do una sciacquata, Cioè, gliene do un altro. Si può avere senza musica? Ci penso io. Dai qua! Un corteo di un solo uomo. Io non sono di più. Non è una buona propaganda. Non direi. Ho avviato bene la campagna elettorale. Avrei successo. Ho bussato alle porte, ho sbriciato le finestre, ho baciato mamme, stretto mano ai bambini. È meraviglioso. Ho distribuito frutta candita a tuo nome ai giovani che vanno dicendo: wow, Flavor, che canditato. Sto andando in solluchero. Che cosa hai fatto dei miei manifesti? Ecco, i vecchi manifesti non si adattavano al mio concetto di corteo, ma i piccoli pezzi sì. Wow! Ma non preoccuparti, sono tutti numerati qui ed ecco la parte che solo una madre poteva amare. Ma a cosa serve? Nessuno sa chi sono. Ecco, prendila dal lato buono. Se ti rendi ridicolo non importa a nessuno. Cioè puoi andare alla televisione nazionale e dire: miei concittadini americani, sono lieto di mostrarvi il trasformista danzante. Per essere chiari, occorreranno gruppi organizzati in grado di aiutarmi. Non guardare me, che posso fare io? Io pensavo di convincerti a andare là al posto mio stasera. Dove dovrei? Mindy, stasera io dovrei parlare a una riunione di lavoratrici dell'abbigliamento internazionale per signore. Oh, vuoi dare una sbirciatina al loro misto cotone? Io farei qualsiasi cosa per convincere quelle donne. Le ascolterei perfino cantare. Nello stesso tempo c'è una riunione del comitato per Boulder Pulita. Penso che sia un nuovo gruppo ecologico. Voglio andarci per far loro sapere quanto mi interesso profondamente a qualsiasi cosa loro sostengano. Senti, Nelson, mi piacerebbe aiutarti, ma stasera ho un seminario per studenti insegnanti. È veramente importante per me, devo andarci. Naturalmente. L'interesse sociale annega nell'epoca dell'io personale. Io mi interesso. Guardami, io non è che stia ritirandomi. È un peccato che non riesca a trovare nessuno che vada stasera. Penso che tu abbia trovato un volontario. Va bene, delego te. Ma ricordati, tu vai come mio rappresentante, quindi non fare nulla che non farei io stesso. Faresti così? Ni. No. Peccato. Salute a te, preoccupato elettore, stringi qua. Io non penso di conoscerla. Oh, ma sì, naturalmente, ho appena detto salute a te, preoccupato elettore. Ah. Io rappresento Nelson Flavor. No, non la prenda alla leggera. Ah, è sicuro di trovarsi nel posto giusto? Ah, ma certo, signore, tenere Boulder pulita è il nostro motto. È un nobile scopo e Nelson è uno dei più puliti. È così pulito, apra bene le orecchie, il giovanotto ascolti, è così pulito da far sembrare Dusty il canguro, un maiale sudato. Tenetelo su! È bello chiacchierare con lei. Ah, salve chi? Scusi. Nelson è per la purezza. Penso che sia arrivato il momento per questa idea. Mi piace, da dove viene lei? Mi piace dove è stata lei. Lei è nuova qui, vero? Questa è un'idea interessante. Parliamone, discutiamone, spartiamoci l'energia. Va bene. Benvenuto alla nostra riunione. Sono Jim Neron. Io sono Mark Biancon. E rappresento Nelson Flavor. Nelson Flavor chi è? È un attento politico, come può vedere proprio qui, che ritiene che Boulder debba essere pulita comunque in qualsiasi modo vogliate. Ehi, Jim!
Scusami, amico. Sì. Interessante. Sì, cosa c'è? Io non conosco questo tizio. Lascialo a me, Prescott. Questo politico suo amico è molto influente. Lo sarà quando altri gruppi lo sosterranno. Nelson, è un buon nome americano. Dimmi, che cosa ne pensa del problema della razza? Pensa che dovrebbe venire prima di tutti gli altri. Sì, è quello che pensiamo noi. Sì. Vedi, noi siamo un gruppo di panini bianchi e pensiamo che ci sia troppo pane di sigaro e di avena nel mondo. Ah, allora vi piacerà Nelson, lui è ben educato e non lascia briciole. Bene, dimmi, quando possiamo incontrare questo tuo amico? Tra quanto tempo puoi sputare? Diciamo domani mattina a casa mia? Mi sembra buono, credo che la nostra riunione stia per cominciare. Se ti piacesse fermarti qui intorno... svelto, raccogli, svelto. Se volessi fermarti ti daremo le prime nozioni del nostro programma. Siamo stati mandati qui per imparare? Vieni con me. Oh, grazie. Ecco, prova se questo ti va bene. Oh, mascherarsi. Avete una maschera da Frankenstein? Agli Stein non è permesso entrare qui. Oh, è bello vedere i giovani che si mascherano di nuovo. E pensare che si fanno tutta quella strada sin qui solo per incontrarmi. Posso avere un fazzoletto? Oh, sì. Non sono mai stato così profondamente commosso dall'ultima insalata di cipolle. Sai, Mark, in realtà non ci ha raccontato molto di quello che è successo alla riunione di ieri sera. Che c'è da dire? È un bel gruppo che ha delle fantastiche idee su come liberare Boulder dai rifiuti. Beh, sai, sono contenta che tu abbia incontrato delle persone nuove. Mi sento migliore dopo averle conosciute. Ci credo. Dipingimi con le vertigini. È per momenti come questi che vale la pena di lottare, di sacrificarsi e di fare il leccapiedi. Oh. E i miei amici? Su, presto, è a posto il mio sorriso? Potere puro. Ecco il nostro slogan. Ah, attraente. Mindy, Nelson, sono lieto di presentarvi i miei tre amici. Non ti sei dimenticato qualcosa, Mork? Oh, tre amici, sono lieto di presentarmi Mindy Nelson. Salve, sono Jim Neron. Questi sono i miei soci, Ellen Anderson e Lloyd Prescott. Noi siamo i rappresentanti del comitato per Boulder Pulita. Orgoglioso di conoscerla, signore. Signora Anderson, Prescott. Perché state così? Sedetevi, vi offro un caffè, ok? Buona idea. Come lo prendete? Meno che nero. Lui è un tipo. Una galleria di tipi, in realtà. Bene, Mark ci ha parlato molto di lei, Flavor. Dice che lei è un vero americano. Signor Neron, io penso che il popolo americano stia chiedendo a gran voce un capo. E io voglio dare loro qualcosa per cui gridare. Mi piace da ciò che dice. Potere puro anche per lei, signora. Ed anche a lei. E le parole valgono poco. Come facciamo a sapere che lei è diverso dagli altri politici? Se non lo so io, come potreste saperlo voi? Nelson è molto interessato alla protezione dell'ambiente. E allora? Sbaglio oppure ho appena perso alcuni punti? Non preoccuparti, è ora di mettere in vendita Flavor. Amici, state cercando una persona eccezionale per la vostra causa? Bene, ecco qui, Nelson Flavor. Sì, è lui, un vero dirigente americano. Capelli biondi, occhi azzurri, giusta carnagione miele. Avete sentito la frase Nixon è l'unico? Bene, anche lui è unico. Parlate di personaggio, lo è davvero, guardate il naso. Sì, Nelson Flavor, senza aggiunta di ingredienti artificiali. Avanti ora, provatelo oggi. Offerto dagli amici di Flavor. Bene. Grazie. Lei ha un sostenitore davvero fedele, Flavor. Sì, io credo che Nelson e il suo gruppo lavoreranno proprio bene insieme. Bene, da quello che dice Mork, noi siamo sicuramente sintonizzati. Beh, non c'è tempo perché insegnate anche a lui. Questa città ha bisogno di una bella pulita. Sono il vostro uomo. Per me va benissimo, Jim. Mi piace da ciò che dice. Ora, cosa vorreste che facessi esattamente per aiutarvi a ripulire Boulder? Ecco, per prima cosa penso che dovremmo cominciare con i bagni. I che cosa? I piegatori di frittelle. Ora sappiamo che non ce ne sono molti che vivono qui attualmente, ma vogliamo che se ne vadano. Boulder è per gli americani. Poi penso che dovremo continuare con i giapponesi, gli orientali e gli ebrei. Non posso crederci. Poi potremmo ripulirci dai polacchi, dai messicani e dai conigli della giungla.
In un certo senso io intendevo riferirmi a una migliore qualità che dell'acqua. Cosa? Io non so che cosa ti abbiano insegnato questi cosiddetti americani, Mork, ma penso che sia orribile e disgustoso. Si dà il caso che Nelson e io siamo entrambi polacchi in parte. Oh, polacchi, Mindy? Esatto. La nostra nonna è venuta dritta qui in questo paese da Varsavia. Oh, dai, 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 Ischi. Non farlo stupido, Mork. È vero ciò, Nelson Flavor? Non necessariamente. Oh, ma certo, è vero. Credo che adesso sia meglio che ve ne andiate tutti. Saremo felici di andarcene. Andiamo via da questo cortile. Che vergogna. Che vergogna. Ma come? Dai, Mindy, non essere così sgarbata con i miei amici. Beh, se sono amici tuoi, Mork, perché non te ne vai insieme a loro? Bene, d'accordo. E mentre sarò fuori ti prenderò un cartone polacco da 6 con 4 birre. Ah, ah. Oh, Mork è diventato un fanatico. E poi prima di rendermene conto lo avevo gettato fuori. Non è il Mork che conosco io. Oh, Jean, Mork è tanto impressionabile. E questa gente sa davvero come instillarti odio nella mente. Ma davvero ci sono gruppi di fanatici a Boulder? Mi pare di sì. È difficile vederli, ma sono lì. Si nascondono dietro la bandiera. Povero Nelson. Vorrei che tu avessi potuto vederlo. Era talmente umiliato quando si è reso conto che stava per sostenerli. Quindi, tu sei polacca, eh? Avrei dovuto immaginarlo con un cognome come McConnell. Può essere. Mia nonna era originaria della Polonia, Remo. Perché la gente prende in giro i polacchi? Forse è per la stessa ragione per la quale prende in giro gli altri gruppi etnici. È più facile umiliare quelli che sono diversi piuttosto che cercare di capirli. Sì, ma è una cosa vergognosa. Bisogna riconoscere però che alcune di quelle barzellette polacche sono buffe. Come una che ho sentito su di un prete, un ministro e un contrabbandiere di cavoli. Remo. Dai, Remo, penso che dobbiamo tagliare la corda. Dobro, Mindy. Ti ho portato un regalino. Qualcosa di unico, solo per te. D'accordo. Che c'è ancora? Ah, sì. Oh, una lampadina. Sì, volevo vedere quanti dei tuoi parenti ci vogliono per avvitarla. Yeah. Oh. Basta così? Ah, però è carina, eh? Oh, quella del polacco che chiuse le chiavi in macchina, gli ci vuole una settimana per tirar fuori la famiglia. Oh, i due polacchi cacciatori, uno dice: com'è che non prendiamo nessun uccello? L'altro: forse non stiamo tirando il cane abbastanza in alto. Credo che basti. Ah, d'accordo, cambierò argomento, Mindy. Ecco, sai qual è l'errore dal punto di vista geografico per l'Irlanda? È sopra il livello del mare. Ah, sai perché i greci non hanno le lentiggini? Perché gli scivolano sempre. Mork, ne ho abbastanza. Cosa c'è che non va, Mindy? Voglio dire, queste sono comiche. Mindy, stai bene? No. Ehi, sentite, cosa sta succedendo qui? Oh, Remo, sai cosa dicono degli italiani che mangiano cibi cinesi? Che ingoiano anche i bastoncini. Sì, grazie, sì. Ah, eccone un'altra, Mindy. Sai come fare a salvare un negro che annega? No, Mork. Bene. Mork, chiudi la bocca. Ma che c'è di male, Mindy? Queste fanno ridere me e i miei amici. Vedi ridere qualcuno qui? Ma io stavo per ridere a quella del cane. Remo... Siediti, Mork. Tu e io dobbiamo parlare ora. Mork, sai cos'è il fanatismo? Certo, il fantasmismo è quello che c'è nei castelli inglesi. I fantasmi. No. Il fanatismo è quando la gente odia dell'altra gente solo perché è diversa. Io non odio nessuno, quindi i miei amici ridono degli altri solo perché dicono che sono inferiori. Senti, Mork, io non so là da dove vieni tu, ma qui sulla Terra si pensa che siamo stati creati tutti uguali. Le sole persone che sono inferiori sono quelle che dicono che lo sono le altre persone. I miei amici dicono... I tuoi amici potrebbero fertilizzare i campi con la loro bocca. Loro sono un mucchio di nauseanti stupidi vermi in grado di fare solo del male. Mindy, ma loro dicono battute. Mork, loro usano quelle battute come armi fino ad avere il coraggio sufficiente per comprare pallottole. Io non sarei sorpresa se 40 anni fa qualcuno in Germania avesse detto: hai sentito quella sui due ebrei? Dopo non molto erano praticamente i soli rimasti. Hai ragione, non è divertente. No. Però c'è una cosa che mi rende perplesso, Mindy. Sulla Terra non ci sono persone pigre, incapaci, arriviste, stupide e ottuse?
Ecco, naturalmente ci sono, ma in ogni razza, religione e colore. Non ci sono persone del genere, suor. Ora non più, mi hanno mandato qui. Io non intendevo fare del male a nessuno, Mindy. Io volevo solo dire qualche battuta. Mi dispiace. Oh, sì, lo so, Mork. Non pensi che qui ci sia qualche persona alla quale tu debba chiedere scusa? Sì, a tutti quanti. Grazie per avermi portato al cinema, Mindy. Voi polacchi siete davvero generosi. Oh, Mork, guarda. È tutto distrutto. Oh, ci sono stati ladri, Mindy. No, io non... C'è lo stereo e la TV. Oh, guarda i miei piatti. Le mie piante. Oh. Oh, no. Hanno distrutto la felce. Oh. Mio padre me l'ha comprata quando sono venuta qui. Va tutto bene, Mindy. Puoi dormire di fianco per un po'. Mi chiedo se abbiano fatto qualcosa anche su all'attico. Lasciami controllare. Oh, Mork, ho tanta paura. Torna a casa, polacco. È tutto a posto, Mindy. Fermati qui, chiudi la porta e ritorno subito. Dove pensi di andare? Ho un piccolo conto da regolare con alcuni amici. Volete il potere puro? Vi mostrerò pura potenza. Che cosa penso del vostro piccolo gruppo? Mork! Oh, Mork, che cosa hai fatto? Oh, Mork, la violenza conduce soltanto ad altra violenza. Sì, credo di aver fatto male. Sto diventando come loro. È così che cominciano le guerre. Non possiamo combattere l'odio con altro odio. Qual è la risposta? Il fatto è che non lo so. Mi è stato insegnato a combattere l'odio con l'amore e la comprensione. È un buon vantaggio, sono due contro uno. Oh. Oh. Cosa diavolo stai facendo? Buttando all'aria. Bene, noi butteremo all'aria te e la polacca. Beh, oh, penso che questo sia compito dell'amore, Mindy. Oh, cari, guardate qui, è così disordinato. voi gente sarete stanchi dopo una giornata di odio verso numerosi gruppi etnici, quindi perché non vi sedete? Vi porterò la pipa, le pantofole e l'accendino. Avanti, Prescott, prendiamolo. Mindy, non penso che l'amore abbia funzionato, meglio usare un po' di comprensione. Mi sento strano. Anch'io. Guarda, l'aro è nero. Ma cosa è successo? Ho solo riprogrammato i loro geni. Ma come? Mork, rimarranno così. Soltanto finché impareranno cos'è la fratellanza senza cappucci.
Addio a tutti. Benvenuti in America. Mark chiede Orson. Rispondi, Orson. Mark chiede Orson. Rispondi, Orson. Mark chiede Orson. Rispondi, più simpatica persona nella storia dell'universo. Mark! Signore? Sono sorpreso. In genere tu mi saluti con qualche insulto per la mia mole. Oh, non più essere meraviglioso. Hai imparato che gli insulti possono fare del male. Io mi ero in un certo senso abituato ai tuoi epiteti. Oh, lieto di sentirlo, vostra porca maialitudine. Io volevo soltanto dire... Tuo rapporto, Mark? Sì, signore, un gruppo mi ha insegnato un nuovo sentimento chiamato odio. L'odio è qualcosa di simile all'amore? Ecco, signore, diciamo solo che usano le lenzuola per scopi diversi. Oppure, come dice il poeta, l'amore costruisce dei ponti tra i popoli, l'odio li distrugge. Perché insegna l'odio questo gruppo che hai conosciuto? Ecco, signore, qui sulla Terra ci sono persone che si sentono grandi solo umiliando le altre. Per esempio, quando noi diciamo che uno è ambizioso, loro dicono che è arrivista. Noi diciamo che uno è senza pensieri, loro dicono che è un mangiapane a UFO. Quando noi diciamo che uno è diverso, loro dicono che è un hippie stravagante. Quando loro dicono che uno è ottuso, noi diciamo... Che cos'è? Mi pare che l'odio modifichi la realtà e distorca ciò che la gente vede. Oh, lo fa, signore. Io vorrei che si potessero fare delle lenti a contatto per la mente, in modo che certe persone vedano che quando si mescolano le diverse varietà di terrestri si ottiene un incredibile arcobaleno umano che discende dalla stessa fonte e che ogni persona ha la sua pentola d'oro. Alla prossima, signore. Nano, sayonara, shalom... Svidania, ciao, Heretismata, e tutti noi qui su questo meraviglioso pianeta vi diciamo, ci sentiamo più tardi.